Ciao, sono Marco DJ, benvenuti sul canale. Oggi vediamo come pulire la vostra console utilizzando un semplice prodotto che ho trovato online molto interessante, che si chiama Chiaroluce Electronics, che non lascia residui e non lascia nessun tipo di schiuma sul vostro strumento musicale. Vi faccio vedere ogni passaggio come dovete utilizzarlo, perché è veramente eccezionale, e vi faccio una parentesi che questo video non è sponsorizzato, ma è un prodotto che ho trovato veramente utile e che vi voglio presentare. Adesso andiamo a vedere tutto questo dopo la sigla. Bene ragazzi, vediamo come pulire la vostra strumentazione musicale facendo attenzione a non andare a mettere nessun tipo di acqua e di spray all'interno delle varie fessure della vostra console o nel caso del vostro strumento musicale, qualunque esso sia, a livello elettronico. Se avete uno strumento elettronico fate sempre attenzione a non mettere acqua da nessuna parte, ma credo che questo lo sapete già, che è anche rischioso appunto per il malfunzionamento poi della strumentazione. Andiamo a vedere come usare questo prodotto spray sulla console e come non lascia aloni e residui dopo che abbiamo rimosso la polvere e ogni tipo di residuo di sporco che si vede sulla jog, sul display e in altre parti della console, come state vedendo adesso, che è molto piena di polvere e bisogna dargli un pochino una sistemata. Prima cosa da fare è non utilizzare un panno di questo tipo, che nel video non so se si vede, è ruvido. È piuttosto ruvido, quindi fate attenzione a non utilizzare panni di questo tipo. Ovviamente questo l'ho preso dal bagno di casa mia, ma per farvi capire che non deve essere rugoso se non volete lasciare delle righe sulla vostra strumentazione. Il secondo potrebbe essere anche utile, che è un panno semplicissimo, sembra tipo un panno quello da asciugamano, quindi non potrebbe neanche andare a rovinare. Sono quelli fatti apposta per la polvere, quindi assorbono anche acqua e tutto, si potrebbe già utilizzare. Oppure utilizzare un panno ex tipo straccio del cuscino della camera da letto, che vedete che è da buttare, lo possiamo usare per pulire. Iniziamo subito con la pulizia accurata. Prendete il panno che è il più asciutto, io intanto utilizzerei questo, anche se leggermente rugoso. Importante che non abbia nessun tipo di residuo troppo duro da non lasciare delle righe. Quindi andiamo a pulire delicatamente, molto morbido, e anzi lasciatelo asciutto, non bagnatelo d'acqua per non interferire poi con le parti elettroniche. Questo prodotto si chiama Electronics, è fatto apposta per non andare a rovinare le parti elettroniche e non lascia residui. Togliamo il tappo e vedete come fare. Anziché sparare sul supporto o sul display, andiamo a sparare direttamente sul nostro panno. Magari vogliamo sparare prima sullo strumento e poi passare col panno, ne facciamo il contrario. Vedete? Vi voglio mostrare che lascia un po' di schiuma all'inizio, anzi trasparente, guardate, non lascia nessun residuo, vedete? È fantastico, guardate, sto sparando. Non lascia nessun tipo di schiuma, è favoloso, è trasparente. Vi starete chiedendo dov'è il prodotto, è comunque già qua. E andiamo a passare delicatamente sul display, che va a togliere tutta la polvere in un solo colpo, e lo andiamo a fare anche in tutti gli altri angoli. Ed ecco ragazzi, dopo 10-15 minuti di pulizia, vi ho risparmiato anche il video in cui mi vedete pulire alla perfezione ogni singolo dettaglio. Stiamo vedendo adesso che la console è perfettamente pulita sia sul display che sulle jog in ogni singola parte. Vi mostro i dettagli come sono, vedete che non lascia nessun tipo di alone residuo. Tenete sempre la vostra console pulita nelle migliori condizioni in modo da fare una bella figura davanti ai vostri clienti, ma anche evitare soprattutto che la polvere, le incrostazioni, qualsiasi cosa interferisca durante il vostro mixaggio in caso entra del residuo di sporco o qualcosa che possa interferire durante il mix. Grazie per avermi seguito, se avete domande o suggerimenti scrivetemi qui sotto nei commenti, trovate il link in descrizione del prodotto che vi ho fatto appena vedere se volete acquistarlo, e lo trovate su Amazon. Trovate anche delle ottime offerte di gadget e regali che trovate qui sotto in descrizione e sono i miei negozi online. Se trovate qualcosa di interessante fatemelo sapere, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Marco DJ.